Il progetto Solidiamo a Frosinone diventa realtà. Con il taglio del 50% degli stipendi di sindaco e di assessori e dei gettoni di presenza di tutti gli amministratori, si sono risparmiati fino a questo momento ben 150.000 euro. Soldi che sono confluiti nel fondo Solidiamo, già annunciato in campagna elettorale. Ora questo denaro verrà utilizzato per due progetti, uno denominato Anchise e rivolto agli anziani, l'altro invece destinato ai giovani. Il primo, che sarà subito attivo, prevede viaggi di formazione per gli anziani e corsi di vario genere, dal nuoto all'educazione alimentare, dall'arte alla musica, fino all'informatica. Per formazione noi intendiamo i social network, internet, intendiamo anche corsi di nuoto e le cosiddette gite, loro magari le chiamano gite, per noi sono viaggi di formazione di più giorni. Questi soldi noi non li andiamo a prendere dal bilancio comunale, li andiamo a prendere da quello che è il risparmio sui nostri gettoni di presenza. Infatti abbiamo accumulato, con la decurtazione del 50% delle indennità di sindaco, assessori e consiglieri comunali, ben 150.000 euro quest'anno. 80-90.000 euro di questi soldi verranno destinati alle borse di studio, delle quali parleremo di qui a breve, e la restante somma, circa 70.000 euro, a favore di queste nuove iniziative per gli anziani, per la loro formazione, perché andare in giro per l'Italia a vedere qualche museo, rimanere anche nella propria città e fare un po' di formazione, fare anche teatro, fare cultura, può significare per loro rimettersi in movimento. Ecco, tutti questi progetti verranno gestiti da giovani disoccupati del capoluogo, da giovani che non hanno un'occupazione ma che in questo modo noi aiutiamo, quindi aiutiamo sia da una parte i ragazzi che fanno formazione a favore degli anziani, sia gli stessi anziani. L'altro progetto è invece rivolto ai giovani e prevede la creazione di 280 borse di studio all'anno. In 5 anni, ovvero il periodo canonico di un'amministrazione comunale, verranno elargite 1.500 borse per un totale di circa 500.000 di euro. A settembre verrà fuori invece quella che è la seconda parte del progetto. Assegneremo infatti 280 borse di studio, pari a circa 90.000 euro, a favore dei giovani che vivono nella nostra città e che vogliono continuare a studiare. Ci occuperemo dei giovani fin dalle scuole medie inferiori per passare a quelle superiori e all'università.